sono tutte una serie di cose che si vanno a collegare insieme. Cioè è un piano che si unisce, c'è la crisi che stanno facendo l'alimentare e le cazzate della guerra, cioè sono tutte tante cose che loro sono la digitalizzazione, ok? Sono tutte cose che vanno insieme che poi si uniscono in un grande manca solo globale, che dici l'intelligenza artificiale, siamo a posto. Ma appunto, ma perché Alice pensi che lo Stato sia in difficoltà? Cioè lo Stato, insomma, da quello che si vede, ha sempre vinto, ha sempre fatto quello che voleva. Non è che ho detto che è in difficoltà, ho detto non ha tutta questa certezza che avete voi. Ma perché? Dice che nessuno ha certezze. Chi è la voi avete la certezza che non si può fare niente, voi avete la certezza che non si può fare niente. Questa è la vostra certezza, almeno la tua. Tu hai detto così? Che non puoi contrastarlo, ma puoi andare in un bosco, questo hai detto, no? Io sono in un bosco. Ok, non puoi fare niente per lottare, perché tanto hanno già vinto, però puoi sopravvivere libero nella natura, questo è quello che hai detto. Cioè, volevo capire. Tu sei in un casino e pensi di poter vincere qualcosa. Cioè, è una io sono in un casino e c'ho un euro, e me lo voglio giocare bene. Sì, credi anche di vincere, cioè, vince sempre. Se non vince adesso, vince la prossima volta. Se non ci credi, certo, se l'euro te lo tieni e non lo giochi, ovviamente non potrai mai vincere, questo è sicuro. Se te lo giochi puoi perdere, come no? Però se non giochi, sono le crepe, no? Quali sono le crepe che vedi nel sistema che ti dà speranza che cada? Infatti, quello che il piano di Vivi che è segreto e lui sa quello che fa. Vabbè, senti, Marcel, cioè, smetti. Vorrei vedere anch'io? Qualche speranza. Le crepe le creiamo noi, lo Stato. Le crepe siamo noi, le crepe siamo noi, perché lo Stato con l'intelligenza artificiale okay, fa dei calcoli, okay, usano l'intelligenza artificiale per fare i calcoli a seconda del consenso popolare, no, quando la gente inizia a incazzarsi, l'intelligenza artificiale ricalcola e ridice l'azione migliore per far sì che riacchiappare la gente che si sta incazzando, ok? È tutto così, solo che quando loro fanno un passo indietro, come stanno facendo adesso, che fanno finta di levare il Green Pass, di levare le cose, poi quando ritornano ne fanno tre avanti, diciamo, e viaggiano così. È la tattica loro, sì, certo, è come la tortura. La tortura okay, è esattamente come il casinò. Tu puoi vincere la prima, ma la seconda ti impugnano anche quello che hai vinto e anche il triplo di più. L'intelligenza artificiale, se tu sai giocare o sai contare le carte o hai un nasso e lo tiri fuori, magari vinci, no? Perché fai qualcosa, gli ribalti il tavolo, fai qualcosa che lo Stato non si aspetta, che il cliente non si aspetta. Ma c'è la security, la sorpresa. Si ribalti il tavolo. C'è il piano 2. No, non vedo molta speranza di una ribellione, anche perché storicamente basta analizzare la storia, ci sono state certi tentativi, ma non riescono, perché il banco vince. C'è cazzo. Inutile lottare con no, loro hanno previsto una racchetta al tennis verso per pensare di sparare l'acqua con la racchetta da tennis. Non ce la fai. Puoi tentare, io ti ho detto, è legittimo provarci, però secondo me è tempo sprecato. Certo, ma ognuno, sai, c'è la sua visione. Se tutte le persone che pensano che è tempo sprecato si impegnassero a fare qualcosa, magari potremmo cambiare le cose, magari no. Ed però, è quello diciamo, che non provandoci, io. Non provandoci, niente. Non provandoci, di certo, no? Non puoi saperlo. Se non ci provi... La vedo molto dura questa strada della ribellione. Ma nessuno la vede facile, perché la probabilità è minima e l'impegno è tantissimo, è molto alto, però... Sotto zero, sono stato un pochettino bagnato. Però... Ma dove vai? È una cosa mondiale, puoi andare dove ti pare. Cioè, arriverà via da quella merda. Io a malapena so cos'è Green Pass, non ho idea perché non mi riguarda proprio. No, per esempio, anche dove Gianni, da vicino alla Slovenia, nell'est Europa, è diverso dall'Italia. Ma perché li prenderanno in modo diverso? Perché l'Italia è il posto dove ci sono più risparmiatori al mondo. Ci siamo noi, abbiamo il nero, abbiamo un sacco di modi per arrangiarci, ok? Abbiamo soldi, abbiamo la terra arrangiamento, quindi loro a noi ci devono colpire di brutta maniera, perché ci devono proprio far diventare poveri, ok? Perché non, siamo troppo dipendenti, siamo troppo arrangiati, c'è la mate, c'è la camera, ci sono un sacco di cose, no? E quindi riusciamo comunque a gestirci lo stesso, e infatti siamo ancora qua, ok? Gli altri paesi sono già avanti, sono già digitalizzati, li stanno prendendo in altri modi, con altre tecniche, non hanno bisogno di prenderli come stanno prendendo noi, ogni paese ha il suo metodo,
ha il suo metodo, a seconda di che paese è, di che cultura ha, a che punto sono avanti con la digitalizzazione, con la cioè, prenderanno tutti, non ci sarà un paese al mondo dove tu vai e stai tranquillo, non esiste. No. Chi più, chi meno, Qua, per esempio, in Slovenia, tre quarti, anche l'80% del territorio è montagnoso e pieno di alberi, per cui dove non c'è neanche l'illuminazione stradale, no? Cazzo vuoi che venga, non verrà mai nessuno. Appunto, quindi non sarà colpito, cioè, tutto il mondo. È il discorso del pescare, se io devo pescare non sparo dove ci sono due, uno qua, uno là, che magari li manco tutti e due, sparo dove c'è la via, no? Il condominio, e là becco un spiedino di gente. Dopo, con calma, prenderò gli altri, alla fine non li prendo perché mi basta il 99%, gli basterà il 99%. Overpopulation. Non basta pensare alla sovrappopolazione. Puttanata, la sovrappopolazione è una cazzata abominevole. Uno che sta in una città da 25 milioni di persone, allora dice, cazzo, tanta gente, però basta che vai 50 km più in là, è un deserto che non c'è un cazzo di nessuno, quindi dov'è sta sovrappopolazione? Ma non esiste la sovrappopolazione, è una minchiata allucinante. Messano. Cioè, anche il fatto dello sterminio, no? Non può esserci uno sterminio totale, c'è una spuntatura, come dal barbiere, no? Mi tagli un po' di qua le basette. Cioè, tirano via un bel po' di gente alla fine, perché sul totale, però quello che facevano tre guerre, cioè, no. Se ma ammazzano tutti, chi paga le tasse? Chi ma lavora? Ma cosa gliene fottono delle tasse? Ma voi pensate che sia una questione di soldi? Ma davvero? Ma cosa gliene fottono delle tasse? Ma dai, ma per favore, si stampano i soldi, fanno il cazzo che vogliono, c'è questa grande reset, ma cioè cosa gliene fottono delle tasse? C'è stato già nel 1901, no? Adesso ci sarà un altro, probabilmente. No, adesso c'è quello finale. Ma fine. Ogni volta che c'era qualche problema nella storia, dicevano questa frase, alla fine non è finito mai. Ma invece non possono ammazzare tutti. Le tasse sono importanti per tenerti a lavorare. Se tu devi pagare le tasse, devi lavorare. Quindi è tutta una catena, no? No, ma allora, chiaro che se tu non paghi le tasse. Neanche più che la gente lavora. Se non c'è più nessuno, che sono tutti morti, chi lavora? Chi vota? A parte che lavorano i robot, e infatti, cioè, la gente gli serve a poco, gli servono poche persone per i lavoretti che ancora serve l'uomo, ma per il resto sono tutti i robot, e sai quanto cazzo gliene fotte, c'è tutte fabbriche. Cioè, cosa gliene frega? Ha delle tasse, raga, non è una questione di soldi, ma scordatevelo. Fabbriche di cose inutili, ricordo. Fabbriche di cose completamente inutili. Sì, vabbè, ok, quello che pare, inutili, però non è un problema di soldi, non è un problema di soldi, allora non gliene frega proprio un cazzo se noi paghiamo le tasse. Non è un problema di soldi, infatti, i soldi ti fanno... I soldi servono solo a manovrare i burattini. Hai bisogno di loro per mangiare. Tutto questo casino, come dicono in molti film, e cosa fai per mangiare? Mangio. Io rispondo, mangio. Tra un po' mangerò la roba che avrò qua. Dalle uova, adesso arrivano le galline venerdì, per cui le uova non le comprerò più. Latte, volevo prendermi un paio di pecore, però finché sono qua è un temporary, no? Play. Questo non è definitivo. E se no avrei fatto già tutto bellissimo, infiocchettato. Ma cerca di non far sapere che c'hai gli uccelli, gli animali, perché... Iniziano a fare i test PCR agli uccelli per l'aviaria, perché adesso uscirà l'aviaria, quindi stanno sterminando tutti i polli, stanno sterminando tutte le bestie, e quindi un giorno se vengono a fare il test PCR ai tuoi animali, te li pigliano, te li fanno fuori come hanno fatto in Cina. Qua? In Cina stanno ammazzando tutti. Non passa mai nessuno, non passa mai nessuno qua, non c'è l'illuminazione stradale, chi vuoi che venga? Qua su sto monte ci sono sempre tu sei fortunato, via. Sei una persona fortunata che non ha niente, che non ha figli, che non ha cose particolari, che può vivere in un posto così, però ci sono tutte le altre persone che magari questa possibilità non ce l'hanno, loro devono morire, chi se ne frega, no? Cazzi loro. Secondo me chi ha figli dovrebbe ancora di più pensare alla propria vita. E c'è il figlio che sta male in mezzo a un bosco. Dai, io sto male. Io non sono mai sì, stato perché male. Poi quelle sono le cose. Devo stare male adesso perché dici tu. Ti ingambi, ti inciampi, ti rompi la gamba. Non è che ti deve venire per forza. Ma tu ti inciampi. Io non mi sono mai inciampato, mi sono mai rotto niente. Non ho mai avuto cistite. Va bene, non ho idea cos'è la gastrite.
mi sono sempre... Cioè, non... perché devo stare male, cazzo? Stai male tu, se vuoi. Io ti sto facendo un esempio, ti sto spiegando che la vita non sei tu, che la vita è di tutti, che le persone hanno delle vite anche diverse e hanno dei problemi che magari non possono vivere come vuoi tu, come fai tu, anche se magari vorrebbero, perché non possono, non ne hanno le capacità, magari hanno un handicappato su una cazzo di sedia a rotelle, non lo so, hanno problemi, hanno un'anziana da tenere, cioè ci sono mille problemi al mondo che una persona ha, sì, ok? Sì. Cioè non si può, tutti possono vivere come Tarzan, ok? Quindi cioè, questo qua è un ragionamento e si salvi chi può, io mi faccio i cazzi miei e pazienza, andrà tutta a fanculo. Io preferisco ragionare del dire combatto e provo a fare quello che posso, se poi andrà a fanculo almeno io quello che potevo l'ho fatto. Punto. Ognuno poi leggerà. Sei andata, intanto hai 80 anni dopo che scopri che non si può fare un cazzo. Me ne frego, perché so che almeno muoio con felice, con la mia dignità da dire io ho fatto quello che mi sentivo giusto che doveva essere fatto. Punto. Sei felice così, ognuno ti ho detto deve perseguire la propria felicità a tutti i costi. Ma infatti sono due approcci diversi, insomma, non è che uno sia giusto e l'altro sbagliato. Ognuno fa quello che pensa sia giusto fare. Esatto, lei ha bisogno dell'ospedale, se no non vive, noi no. Ancora, questo ospedale, ma io non c'ho, ma veramente, ma raga, ma cioè, io sto facendo un esempio per farvi capire che non tutte le persone puoi avere dei problemi nella cazzo di vita tua di merda. Ma Alice, scusa. Se c'hai un problema, ci devi andare, ok? Perché crepi, se no muori. Alice, una delle due scelte. Guarda, cioè, Alice, questo... Non è perché io c'ho bisogno dell'ospedale, cioè, ma cazzo, ma capisci quello che ti sto dicendo? Vuoi sempre rompere i coglioni? Alice, posso parlare? Se dici puttanate, no, evita. Come cazzo ha fatto un uomo senza gli ospedali prima? Come cazzo faceva? No, moriva l'uomo, ci veniva la setticemia, voi che avete bisogno dello Stato e dell'ospedale, viva. Morirete, perché vi farete servire dall'ospedale, che sarà sempre dello Stato. Vabbè, dai, è stata una bella conversazione. Vale qualcosa, può aiutarti in qualche maniera, se ti rompi appunto il braccio, se ti fai un taglio, ma basta. Non tiro. Esclusa la chirurgia, io non vado in ospedale. Ma io neanche, io non è che poi mi passo le mie giornate all'ospedale, io gli ospedali avrò visto 2 volte nella mia vita, ok? Non me ne frega un cazzo, sto bene, sono in salute, non ho bisogno dell'ospedale. E sarà solamente un cazzo di esempio per farvi capire che il mondo non siete solo voi, ok? Il mondo è variabile, è fatto di persone con diversi problemi e comunque problemi che possono capitare, anche se tu sei stato bene per sempre, ti può capitare qualcosa nella vita di imprevisto. Bisogna dire anche una cosa, che... mangiando le cose, il mangime statale, diciamo, perché il supermercato è una scorreggia del sistema operativo, sicuramente ti viene qualcosa. Bravo. Sì, vabbè, ma io non sto parlando di malori, sto parlando che ti si rompe un dente, cioè ti viene una carie e hai le testate nei muri, cioè te lo devi levare, o te lo levi te, o un intervento che devi fare per forza perché ti viene lì qualcosa che cadi e ti spacchi lì un femore, cioè, che solo lo Stato può risolvere quel problema. Vabbè, dai, ciao, grazie ragazzi, io mi sono stufato, non ho più voglia di farmi prendere per il culo da uno che c'è. Ogni volta che intervieni dici cazzate, ogni volta. Cioè, ma non capisci il senso di quello che ti sto dicendo? Mi sembra di parlare con un bambino handicappato. Ma sei tu la bambina lì che hai bisogno dello Stato? No? Cosa cazzo c'entra lo Stato? Io ti sto spiegando che nella vita le persone possono avere dei cazzo di problemi e vivere come Tarzan non lo possono fare tutti. Questo ti sto dicendo, cosa cazzo c'entra lo Stato? L'uomo ha vissuto per anni senza ospedali, Alice. Senza ospedali per anni abbiamo vissuto. Guarda, vai a lavorare. Inizia a mangiare solo quello del tuo orto, non prendere un cazzo dei tuoi genitori, fatti la doccia fredda, ok, con la pioggia, e poi puoi parlare, puoi aprire la bocca. Ok. Se no stai zitto, ok? Ok, dai, okay, Alice. Ciao, buona serata, ciao Alice. Ha detto? Guarda, a me questa gente qua fa tenerezza, perché mi dispiace. Lack of research si chiama, mancanza di ricerca. Tante cose è corretta, il problema è la soluzione che propone ancora questa visione qua romantica del sistema. Sì, se tu non hai fatto abbastanza la ricerca, diciamo, usando il cervello e capendo che cazzo ti circonda, no, di puttana, cioè tutto, credi in una possibilità di ribellione, non puoi ribellarti un cazzo, ti danno una bastonata in testa. Le stesse cose che sappiamo noi, ovvio, è la differenza. La roba triste è che
ufficialmente siamo tutti dalla stessa parte e invece vedi che il casino viene fuori. No, ma era utile, io volevo sapere proprio cosa. Sì, non ha spiegato bene fino ai dettagli quello che volevo sapere, però più o meno è quello che immaginavo. Sì, sì. Qualsiasi movimento fai, appena ti vedono che sei un pochettino, hai un pochettino di visibilità, vengono a bastonarti in qualche maniera, sì, amministrativo, no, anche fisico. Azioni di guerriglia così, ma no, cioè, non violenta, cosa intende? Non ho capito questo, che mi hanno spiegato. Dice che sì, non no, infatti volevo capire sta roba qua. Ma infatti, quando tu gli dici che guarda che il numero, il sistema non ti può mai lasciare... creare qualcosa di grosso perché ti infiltra, no? You know? They are fucking children and they want someone to serve them, you know? And so they will justify everything that you say to them, you know? Logical, you will tell them, you know, you fucking morons are more than, you know, 2,000 people. You are already infiltrated, you morons. But they will not get you... Cioè, uno può avere un'idea diversa, no? Ma cazzo, siamo venuti per parlare e non per dire che l'altro non ha capito un cazzo, poi l'altro ti dice a te che non hai capito un cazzo. Cosa serve sta roba? Cosa fa tenere detto quando dice di credere ancora, quando gli ho chiesto della Costituzione, è che lei vuole rifondare la società appunto sui diritti umani universali. Ma cazzo, ci sono già da 200 anni questi diritti del cazzo, sì. Non li ha rispettati. Cioè, li hanno fondati negli anni in cui c'era lo schiavismo che andava a go-go. Ma per esempio, interessante questo discorso, non so se avete dato un'occhiata all'OPPT, no? Quello là si rifà ai diritti umani, ma i diritti umani, non so se li avete, io sono andato un pochettino a fondo, non tanto perché ne avevo altri degli argomenti da approfondire, anche sempre in maniera lieve, perché sennò ti fissi su una roba e gli altri le ignori, no? E diventi un gatekeeper a tua volta. Ma i diritti umani hanno 10 pagine. La ricezione dei diritti umani del 66, che è avvenuta in Italia 11 anni dopo, cioè hanno impiegato 11 anni per trasformare 10 pagine in 43. Ovviamente perché sono più lunghi quelli recepiti, ratificati, si dice, dall'Italia? Perché nell'articolo 1, per esempio, dice l'uomo ha diritto alla libertà, l'uomo non può essere schiavizzato. Lo Stato italiano cosa ha aggiunto? Ha aggiunto una frase sotto: se eventualmente vai oltre questo, cioè non rispetti questa e quell'altra regola, allora schiavizziamo lo stesso. Esatto, c'è sempre una clausola che dice i diritti umani. Sì, come con questa situazione qua, non dicono se è emergenza, però tutta questa carta non vale un cazzo. L'emergenza è eccola qua, la creiamo noi. Cioè, questa è la cosa, basically, questa è la cosa. Cioè, praticamente, ci sono dei bambini che non possono staccarsi dal sistema e giustificheranno i vivi, praticamente, Gianni è un gruppo che solo perché si uniscono solo virtualmente, se pensano che non possono essere infiltrati, perché sono tutti, non ci possono infiltrare perché noi non siamo da nessuna parte. Il sistema non riesce a comprenderli perché è impossibile. Ho detto, è impossibile. Ma voi vi ricordate... Cosa hanno detto all'inizio di sta roba delle punture? All'inizio hanno detto, proprio questa frase mi ha fatto cagare addosso, se ero a Trieste penso che scappavo quel giorno stesso, per fortuna sono scappato 4 anni prima, non era ancora neanche in odore sta roba, no? Però ho detto, cazzo, qua è nella merda, ogni giorno c'è una regola nuova, e prima ti danno i soldi e dopo ti tirano via con una nuova regola, una nuova tassa. Ma hanno detto... faremo, se, io me la ricordo a memoria perché ho fatto anche i video su sta roba, faremo di tutto per non rendere obbligatorio. Cioè, cazzo, cosa vuol dire? Di tutto non si sa che cazzo vuol dire, innanzitutto è molto generico, e in più dice anche un'altra cosa, ti preannuncia che lo faranno. Esatto. Più di così te lo dicono all'inizio. E infatti adesso è tipo obbligatorio, perché praticamente dove hanno preso per i coglioni la gente? They got you by the balls, come dice nella canzone di ODD TV. Ma dove hanno preso? Uno cosa vuole fare? Lavorare. E quindi gli dicono no, non puoi lavorare, che sarebbe una cosa ottima. E invece no, loro vogliono lavorare, quindi sono fottuti. Lei non è così, però diciamo le mancano altre 4-5 cose che... Secondo me, no, se approfondirebbe
un pochettino di più. Vuole fare qualcosa, anche quello che vuole fare non ha senso, però lo riconosce anche lei, però dice così almeno muoio pensando di aver fatto qualcosa, è il problema che è inutile già. Sì, quello è il solito detto, no? È meglio morire combattendo. Non ho avanti così, ma non c'è. No, non so cosa. Non violento, non capisco che cosa vogliono fare. Rimasto, sa, prendersene nel culo e lamentandosi perché no, a un certo punto lei dice che dopo il piano non si può dire rivelare così perché lo capirebbe anche lo Stato e quindi, e quindi dice ma lì in VV in questo gruppo che sta lei praticamente la testa sa quello che sta facendo punto okay. Capito? Anche se non sembra sta esatto perché sì, sicuro anche loro hanno gli adepti e il direttivo, no? Sono sicuro. Basta, basta. Oh ragazzi, comunque, volendo o non volendo, siamo riusciti a fare questa gangbang, ok? Siete contenti? No, ma per me puoi mettere quel cazzo che vuoi. No, sai no. Sai cosa? È una cosa un po' stupida così, tipo provocazione, no? Ma io tante volte quando uno mi dice ah, e tu bisogna fare così, bisogna fare quella, io gli ho detto fai una cosa, vai fuori col tuo shit phone dalla porta e fai una foto fuori dalla tua porta, poi ti mando quella mia. Ovviamente non lo fa nessuno perché dovrebbe fotografare le scale di un condominio. Ah, tu sei scappato, no? Sei scappato. Ma allora, secondo me si scappa, eventualmente puoi definirlo scappare, da una cosa buona e giusta, come l'abbraccio della mamma. E uno dice, ma cazzo, ma perché? E io la vorrei baciare e sto qua scappa. Allora scappa è giusto. Ma se tu ti togli il cazzo dal culo e dici, no, lo voglio più, e ti allontani da questa punta di cazzo che ti insegue il culo, non è scappare, è liberarsi da una merda in cui sei nato. È molto diverso. Loro pensano di fare la lotta alla pari contro il sistema. Vuoi stare un cazzo. Guarda, quella cosa dei mulini a vento, dei Don Quixote, è esattamente quello che fanno tutti quelli che vogliono combattere una roba che non puoi combattere a casa. Tra l'altro, la porta dell'ovile è sempre stata aperta, sempre, non è chiusa. Fuori c'è il cane, ma puoi uscire se vuoi. La gente si schiaccia nella parte chiusa. Assolutamente. Condividi le porte perché è vero che è difficile essere autosufficienti al 100%, infatti. Bisognerebbe aiutarsi tra le piccole comunità come era un tempo e dopo vero anche sì, cioè, gli incidenti così gravi in realtà vengono chi guida macchine o incidenti porti estremi di queste cose qua, chi lavora è in fabbrica ma uno in campagna è rarissimo che succeda. Ma soprattutto uno mette nella bilancia, no? Cioè, se per avere questa comodità del dottore, dell'ospedale, mi devo beccare anche tutto il resto del cazzo che mi entra in culo. Bravo, uno fa un attimo. Forse mi devo sforzare un po' e faccio tutto da me, o vedo un altro modo. Sono i bambini che lo Stato vuole. Esatto. E prendono le opzioni che già gli offre lo Stato. C'è uno che mi parla di Costituzione, guarda, io neanche non la nomino. Che cazzo serve? Io ho fatto una domanda apposta perché laghi di solito cadono nel tranello. Che voglio mi parla loro ma e poi c'è il dopo, no? Anche se riesci, cosa fai dopo? Ma secondo te ti lasciano a te scrivere la Costituzione che vuoi, ma che cazzo? Non so. Bisogna dire che non è facile, non è facile. Io, come ti ho detto, non sapevo quasi il cazzo quando sono venuto qua. Sapevo consegnare pacchi, guidare il furgone, fare manovre assurde. La retro è la mia marcia preferita, però al di là di questo, computer, sapevo, ma cazzo serve nel bosco? Niente. Ma lo sai che c'è, cioè, qui praticamente se dentro di loro le persone non sentono che è meglio tentare così, in qualche modo fare questo sforzo per staccarsi da questo tipo di vita e farne un'altra, se dentro di loro non se la sentono, fine, non è che possiamo fare più di tanto, cioè noi parliamo qua tra di noi, quello possiamo fare, ma se non ispira nessuno questa cosa, non è che basta, sono di un'altra natura, teniamo conto di questo e cerchiamo per quanto ci è possibile di staccarci noi,
Ci lasciano ancora parlare così e pubblicare un video, lo pubblichiamo come il magnete, no, che quando si avvicina col ferro si attacca. Se qualcuno vedrà questo video gli piacerà il messaggio e vorrà fare, ma sì, ma quello secondo me quella persona ha già dentro di sé, sta cercando qualcosa, sì. E quindi ti trova, anche se noi stiamo su BitChute ci troverà, ma qui a perdere tempo con gente che ancora giustifica quello questa che è merda sicuro è che chi cerca trova, esatto. Un'altra cosa che è assolutamente altrettanto sicura è che quello che troverai sicuramente non ti farà felice e non ti piacerà, probabilmente ti farà incazzare. Esatto. Cioè la ricerca della verità, non trovarla, ricercarla, non è una cosa che fa piacere. Io certi momenti ho dovuto lasciare, quando ho fatto la ricerca sulla cannabis nel 2012 e ho visto bambini ammazzati con la chemioterapia che gli dicono adesso probabilmente il suo figlio avrà ancora 10 anni di vita, cioè già te lo dicono che lo ammazzano, ti ammazza la cura, esatto, non la malattia normalmente. E quella rivolta là mi sono dovuto fermare perché mi veniva da vomitare, stavo più male, cazzo, da quello che ho trovato, veramente ignobile la storia, perché una cosa è dire boh, ti schiavizzo con i soldi, con le tasse, ma la salute, cazzo, quando giocano con la salute, non è che giocano, sanno già. Gianni, pensiamo questo, immagina invece che queste persone che non arrivano nemmeno a fare un minimo di ricerca, immagina che sono già morte, Gianni, se no uno non spegnerebbe il cervello, non farebbe un minimo di ricerca su qualsiasi cosa e dà i propri figli così a farse... rape, you know, to be raped in the fucking schools with a fucking muzzle. E quindi secondo me sono già morti, Gianni. E quindi chi è vivo riceve questi messaggi e agisce. Chi non lo è giustifica questa merda e poi si becca quello che si merita. Magari ce lo beccheremo anche noi, magari ci beccano anche noi, ma io mi sento nel giusto nel staccarmi dal mondo, però comunque mi sento anche nel giusto di fare questi video e se possibile questa roba qua la vorrei pubblicare. Comunque sia, chi vorrà cercherà e troverà e basta.